Ciao ragazzi e ben ritornati con noi sull'Otaku TV Italia, io sono Alberto e io Manuel e oggi vi parliamo qua in diretta da Poirino Cosplay, un evento veramente conosciuto specialmente per gli amanti del genere cosplay, anche perché oggi ci sarà la sfilata dei cosplayer. Tanta roba ragazzi, tanti cosplayer, tanti vestiti, tanti videogiochi e tanti fumetti. E poi ragazzi c'è l'Otaku TV Italia presente. Il nostro riassunto che gireremo oggi lo mandiamo subito in onda dopo il nostro breve stacco pubblicitario offerto dal nostro sponsor ufficiale Robotron e la nostra sigla dedicata agli special Otaku TV Italia. Ragazzi guardiamoci Spider-Man accovacciato che si sta guardando la fiera insieme a noi. stasera ci sono venuto quando è nata, quindi 3 volte fa, insomma 3 anni fa, poi l'anno scorso e ci sono con molto piacere anche quest'anno, per cui non ci vuole molto a convincermi, quando è di qualità, quando la proposta è di qualità e mi sono reso conto che lo tengo e qualcuno contiene. Guarda, ti posso confermare perché è il primo anno che vengo io e già vista la giornata di ieri, ammetto che è una festa veramente organizzata bene, con delle belle persone e si respira un'aria un po' diversa, diciamo, di solito alla fine. E allora, ti chiedo io, come mai, diciamo, giri tra le persone come una persona normale quando sei un VIP, diciamo, tra tutte quante? E per proteggere il gioco è quello, cioè di fare quello normale che riprende gli altri, cioè riprende lo spettacolo su loro alla fine in questi eventi. Lo spettacolo è molto puro, per cui da parte mia è un piacere, insomma, riprenderli, poi realizzo anche dei video che pubblico sulla mia pagina YouTube, quindi in qualche maniera sono un mio hobby, il montaggio video e le riprese sono un mio hobby, si può dire, e in queste occasioni tutto il corretto, sembra per me o per me, insomma, mi trovo bene a fare il giapponese che riprende, insomma. Siamo i classici turisti a fare foto. Va bene, ascolta, niente, io, guarda, mi faccio volentierissimo da parte, ti forniamo di questo comodissimo tavolino, all'ultimo grido, come puoi vedere, e ti lascio pienamente campo libero, va bene? 5 minuti di preparazione, poi prego, quando vuoi. Potete avvicinarvi al palco perché il corso di doppiaggio da parte di Ivo De Palma sta per avere inizio. Venite pure sotto, accorrete numerosi. Abbiamo il testo e cerchiamo di renderlo il più comodo possibile per voi da vedere. Allora, vogliamo capire come noi lavoriamo sui materiali che ci arrivano dall'estero. Lo facciamo con alcuni materiali noti e meno noti. Questo sicuramente è un materiale che conoscete bene perché sono i Cavalieri dello Zodiaco, una serie alla quale ho lavorato per molto tempo. Allora, come credo che ormai sappiate, noi dobbiamo, nella traduzione dei testi, tenere conto della lunghezza delle battute, cioè noi abbiamo una traduzione di tipo un po' diverso da quella che si fa di solito nel cartaceo. Le battute, anche da parte del dialogista, devono essere provate ad alta voce. E se la traduzione letterale non sta per qualche motivo sulla piana, bisogna provvedere o togliendo qualcosa o aggiungendo qualcosa. Allora, in questa scena abbiamo uno scontro fra Pegasus e Ioria, il Cavaliere d'Oro appunto del Leone. In mezzo si trova coinvolta Tisifone, che è appena stata colpita da che si è proposta in maniera tale che il colpo non raggiungesse il Pegasus. Sentiamo in giapponese che cosa succede. Ecco, il momento successivo, quindi qui abbiamo un effetto pensiero di Ioria. Qui vedete il testo che è già stato adattato perché altrimenti perderemo troppo tempo. Lo sentiamo in giapponese una volta. Ah, però manca il collegamento con l'audio, perché loro possano sentire. Cioè, ah beh, no, ancora no. Ah, ecco, ecco qua. In realtà c'era, ma... Ok, perfetto. Allora, vediamo anche il volume. Ah, ecco. Sentiamo. Allora, questo è un cosiddetto effetto pensiero. Lui l'ha chiamata Shaina perché il nome originale di Tisifone è questo, è Shaina, poi è stato in Italia reso con Tisifone. Gli effetti pensiero quindi si rendono possibilmente non con la voce troppo piena, perché siano un'idea di raccoglimento, di intensità psicologica, e quindi in italiano potrebbe essere non sei stata evaluata, hai dovuto la vita per molto. Ve lo faccio riascoltare magari abbassando un pochino il giapponese in questo caso. Sei stata evaluata, hai donato la vita per molto. Quindi un effetto appunto pensiero con uno sguardo, come vedete, abbastanza coinvolto, tutto sommato. Noi lavoriamo molto sugli sguardi, perché la voce deve in qualche maniera, soprattutto nell'animazione, deve seguire gli occhi del personaggio. A questo punto c'è una battuta di Pegasus, la sentiamo in giapponese. Allora, intanto vedete che lo sguardo di Ioria cambia subito dopo, no? Cioè di nuovo diventa abbastanza severo, quindi ha un attimo tra sé e sé, ma poi torna nella situazione. La battuta di Pegasus ve la faccio sentire e poi ne parliamo un po'. Tesifone, Tesifone! Ti prego, rispondimi, ti scongiuro. Facciamo meglio questo campo. Ti prego, rispondimi, ti scongiuro. Andava allungato un pochino. Allora, sentite che lui in originale, anche in questo primo piano, continua a gridare. Noi nei primi piani così stretti cerchiamo sempre di far prevalere un'intonazione un pochino più psicologica, quindi manteniamo la tensione ma cerchiamo di togliere un pochino la voce, come in effetti ho fatto io prima e ora vi faccio risentire. Quindi molta tensione comunque, ma evitiamo di solito di gridare quando ci sono dei piani così ravvicinati. A questo punto Ioria ok, questa è una battuta, come c'è scritto sul copione, in campo lunghissimo, è scritto CLL, è un'indicazione didascalica che c'è sul copione. E quindi la battuta può essere, e prego Gesù, sei fortunato, per questa volta ti risparmio la vita, Tisifone si è sacrificata in nome di loro. Quindi può essere una cosa di questo genere. A questo punto però Pegasus si arrabbia alquanto. Lo sentiamo questo inizio in giapponese. Possiamo scegliere se mantenerlo soltanto molto dispiaciuto, molto adorato, o se aggiungere un pochino di rabbia anche. Di solito è la scelta che facciamo. E quindi aspetta, perché non hai bloccato il tuo colpo? Quando ti sei accorto che si stava precipitando su di me per proteggerti. Quindi molta rabbia anche. Qui abbiamo la fortuna che la battuta, questo inizio di battuta non è asincrono radiale, perché lui è di spalle quando dice aspetta Ioria. O addirittura sì, così, lo dice qui ed è di spalle. Poi c'è scritto sul copione COP, che significa coperto, perché qui è coperto dalla testa di Tisifone, quindi non si vede il labiale, per cui in qualche maniera è un pochino più semplice. E quindi ve la ripeto. Ma aspetta, perché non hai bloccato il tuo colpo? Quando ti sei accorto che Tisifone si stava precipitando su di me per proteggerti. Quindi qui lui è molto arrabbiato e questo monologo lo segue. Ecco, qui anche il giapponese, girandosi con uno sguardo molto severo, l'accusa è proferita a voce lievemente più piena. Eccoci qua ragazzi, siamo di nuovo in compagnia dell'Otaku TV Italia. Siamo vicini a Lucrezia Crisci, famosa cosplayer. Ciao Lucrezia. Ciao. Allora, innanzitutto ci ha concesso questa piccola intervista per noi dell'Otaku TV Italia. Volevo iniziare col farti una domanda. La tua passione per i cosplayer, da dove è nata? La mia passione per il cosplay è nata da sempre. Già da piccola con mia sorella imitavo i personaggi dei cartoni animati. Poi solo andando alle fiere come all'epoca all'Expo Cartoon mi sono trovata a imbattermi con questi personaggi così colorati e niente, ho detto ma va, ma ci si può provare. All'epoca non lo provai subito, un poco perché la timidezza o altro, poi più avanti volentieri mi sono buttata col primo personaggio Junono del grande Mazinga, la pilota di Venus. Perciò un personaggio conosciuto da tante persone. Ma Lucrezia, una domanda, il vero successo in questo ambiente del cosplayer, quando l'hai assaggiato? Con che personaggio? Wonder Woman, ma più che altro perché la gente mi riconosceva come quel personaggio, l'entusiasmo negli occhi delle persone, come mi additavano proprio come la vera Wonder Woman. È stata una cosa, diciamo, nonostante non sono più appassionata dei manga e degli anime giapponesi, comunque Wonder Woman ha regalato tanto e sono stata contenta di dare un pizzico di sogni alle persone appunto degli anni 80, ma anche la Mu mi ha regalato molto, come anche perché è l'icona del personaggio femminile, quindi sono contenta che l'ho saputo interpretare dando questo ricordo positivo. E noi come ragazzi che guardiamo i cosplay possiamo ancora farti complimenti. Grazie mille. gentile, sei molto gentile, grazie. Ma figurati, grazie a te Lucrezia, anzi non vogliamo rubarti tanto tempo, vorrei chiederti come ti trovi a questa manifestazione Poirino Cosplay? Allora, io è la prima volta che vengo, quindi già ho avuto un impatto positivo perché è bella, mi piace, anche perché ho visto parecchi miei amici e quindi già il fatto del cosplay in pratica è anche questo, poter ritrovarsi tra amici con la stessa passione, quindi il calore è quello che è importante e qui l'ho trovato, mi è piaciuto molto. Lucrezia, un'ultima domanda, stiamo vedendo che stai interpretando un magnifico cosplayer, ci puoi dire qualcosa di più? Niente, sempre figlia degli anni 80 come Wonder Woman, June, non poteva mancare il trio demenziale di Yattaman, che ci sono, cioè ero innamorata quando ero piccola di questo personaggio, quindi io bene o male tutti quelli che ho interpretato sono stata sempre innamorata, ma Miss Ronio è uno come la Mu, Wonder Woman, Nico Robin è più recente, però mi piace, mi sento diciamo un poco pazzerella. Diciamo che regali comunque una grande opportunità di rivedere i propri personaggi che si vedevano. Giusto, giusto, è vero. Io ringrazio Lucrezia Crisci, grazie. Grazie mille a voi per essere stata qua con noi. Quindi vi conviene, se siete interessati, è un incontro introduttivo sul doppiaggio. Chi fosse interessato può contattarmi tramite Facebook o contattarmi tramite il mio sito, il modulo dei contatti. E quella è un pomeriggio, diciamo, sono 5 ore in cui chi non ne sa proprio nulla e vuole comunque anche farsi ascoltare al microfono e avere un parere da un professionista, diciamo, ha l'occasione di farlo. Grazie a tutti e buon Poirino in Cosplay! Eccoci qua, sempre da Poirino, siamo in compagnia di Antonio. Ciao Antonio! Ciao ragazzi! Antonio interpreta il personaggio di Michael J. Fox, ma non solo il personaggio, si è portato anche la vettura ragazzi, alle nostre spalle abbiamo la DeLorean e adesso insieme ad Antonio andremo a vederla un po' più da vicino, anzi proprio dentro la macchina, anche per accontentare tutti voi che ci state guardando. Eccoci qua in compagnia di Antonio che ci farà un pochettino da cicerone in questa grandissima macchina, la DeLorean di Ritorno al Futuro. Grazie del tempo dedicato dentro questa grande manifestazione Poirino in Cosplay. Innanzitutto grazie a voi, volevo partire subito a farvi vedere la cosa più importante del film, che è il datario, quello che permette i viaggi nel tempo, che è qua davanti a me. Ed è praticamente una replica fedele, uguale al film, totalmente programmabile. Perfetto, perciò per rivivere al 100% proprio l'emozione di questa grandissima macchina di Ritorno al Futuro. Sì, esatto, c'è anche un altro oggetto che qua dentro abbiamo realizzato con i pezzi presi dell'epoca, come hanno fatto nel film. Dietro alle mie spalle, se riuscite a vedere, si vede il flusso canalizzatore che permette i viaggi nel tempo, che è fatto interamente con i pezzi sia lampadine in incandescenza come nel film e i relè ad alta tensione usati per l'epoca. Vogliamo anche precisare una cosa, che ora non si sentono molto perché c'è tanto casino, comunque questa DeLorean è anche attrezzata dei vari sound di ogni oggetto, perciò con l'accensione, la programmazione e tutto il resto abbiamo giustamente altri suoni. Beh, con cosa vogliamo continuare? Cosa ci vuoi far vedere di questa macchina? Qua nel sedile a fianco a me, nel sedile passeggero, abbiamo inserito dei pezzi che hanno fatto il cult di Ritorno al Futuro, non so, i uomini Walkman con le sue cuffie che usa Michael J. Fox, la famosa cinepresa che si vede all'inizio del primo viaggio nel tempo della JVC, anche questi qui sono oggetti reali funzionanti degli anni 80 che abbiamo reperito con molta fatica. Per di più abbiamo anche il cappellino che si vede nel secondo film del futuro, cappellino futuristico che ha fatto molto successo, e anche nel sedile qua davanti l'overboard volante. Ovviamente i suoni ci sono ma non vola, non... magari. Allora grazie Antonio di averci dedicato questo frangente in questa grande Poirino in Cosplay e noi continuiamo ad andare a farci un giro per questa manifestazione. Grazie ancora Antonio. Grazie a voi, alla prossima. ragazzi, siamo in compagnia del grandissimo Ivo De Palma. Ciao Ivo. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, anche oggi Ivo, oltre alla grandissima intervista che c'è già sul nostro canale TV, ci ha dedicato questi pochi attimi in questa grande manifestazione, Poirino Cosplay. Ti stai trovando bene? Sì, è la terza volta che partecipo a questa fiera e devo dire che di anno in anno la trovo sempre più, insomma, sempre meglio. Adesso Ivo ci potrà un pochettino sgridare. Noi prima, mentre stavi dando saggio delle tue grandissime doti di doppiatore, abbiamo sbirciato, abbiamo ripreso un attimo. Avete fatto bene, insomma, sono cose pubbliche, quindi che un organo di informazione le riprenda va benissimo, insomma. Ecco, no, più che altro perché volevo attaccarmi a un discorso. Tu hai ricordato un grande appuntamento, diciamo una chicchetta, come la chiamiamo noi. Sì. Volevamo chiederti, puoi ricordarlo anche davanti alle nostre telecamere? Sì, il 21 di questo mese al pomeriggio, sarà un sabato, c'è un appuntamento aperto a tutti, anche se a pagamento comunque, ma che serve ad avere una prima idea, un primo approccio con quello che è il doppiaggio. Il tutto in mia compagnia per un intero pomeriggio, e chi vuole naturalmente può anche farsi ascoltare al microfono e avere un parere di un professionista. Allora Ivo, ti ringrazio veramente anche di questi pochi attimi che ci hai dedicato, ti auguro una buona continuazione e grazie di tutto. Grazie a voi, ciao. se vuoi lasciare le luci e ci sarà una sessione portare pure il vostro Fenix, questo è già. Sì, giusto. Fenix è nell'altra pagina. Eccolo qua. Facciamo che mettere due androidi. Un altro? Un altro da parte così. Sì, sente di nascosto, tanto nessuno li riconosce, giusto? Ovviamente quello è il motivo. E quello è il motivo, assolutamente sì. Ringrazio anche la trattoria che ci ha ospitato, perché siamo arrivati, perché io quando vedete Mario sempre il cappotto, sono vestito bello, la sciarpetta, sono manumato. Oggi ho mangiato un po' di fonduta, un po' di bello qui, ho messo su le zinze, però sta bene, quindi vedete che siete ho soprattutto la mattina trasmissione sul canale con Luigi Posso, infinito, grazie per essere arrivato, tutto il mondo dei cartoni delle serie di assolutamente sì. Però per dire c'è qualcuno che c'è questo, si cazzeggia di tutto. Se pronti, succede qualcosa di incredibile quando sono sul palcoscenico, specialmente adesso che stiamo in giro con il amici di Mario, con il cast, faccio una parola da questa notte a tutti voi, perché riprenderemo le riprese tra 2 settimane e quindi noi all'inizio del 2014 tornerà alle 2 alla meta, quindi preparatevi che ci avanziamo dalla risata. Bravi! Oh, se fate la pausa più coscio, non lo facciamo, perché abbiamo fatto un solito. Non l'avete sentito bene? Volete fare due? Sì. C'è qualcuno che ha detto, no, Mario 5, ma che non lo prendo anche voi. Allora, scusate, io devo fare qualcosa. Ragazzi, siete i nostri ospiti, portate quello che potete. Io purtroppo, ragazzi, non faccio, era impegnato con la cannabis. Quindi si sa, sta comprando il prodotto, quindi... Vabbè, faccio la sicurezza, va bene. No, purtroppo ho 2 ospiti, purtroppo. Una è un ospite grandissimo, con la quale lavoro sempre volentieri, anche sul set ci vediamo spesso. L'altro purtroppo è ultimamente. Allora, voi l'avete conosciuta perché lei purtroppo è nata in una famiglia disgraziata, è la bonanza di tutta Mario, della serie, della cioccolata, non è Nina, quindi state tranquilli, non è... Non è che è il Giulio, assolutamente, lei è che la nomea di Michiga, pensate un po', perché abbiamo la Miss Ronio! Oh, guarda, sei buona! Oh, per favore non vedete il video su YouTube che abbiamo e che avete perduto, è stato anche dal vivo al suo parquet, diciamo così, anche dal vivo si può. perfetto, ma benissimo, sanno le scelte, sesso, di amore, e lui mangia della mangia di limone a lei, oppure limone di tutto, alla Patagonia, hai visto fare una limonata clamorosa. Quindi anche quello, buona la prima, buona la seconda, quando tocca a lui. No, aspetta. La limone è andata da là. Sì. È stata buona la prima. Ci ha dato il tutto. Ci ha dato il tutto, perché sono ecco, lo potete usare anche in modo più dettagliato, eccetera. C'è problema? Signore e signori, considerate una domenica ufficiale. l'attore sempre con la rete somiglia anche il loro